La scelta della scuola da frequentare è una delle più importanti. Rivedere questo spot oggi fa troppo male perché l'Istituto Don Bosco di Messina è una delle scuole paritarie che ha già annunciato dovrà chiudere causa coronavirus il liceo scientifico. Un dolore immenso per una città dove i salesiani offrono da anni una didattica di altissimo livello sin dai primi anni di vita. La decisione di chiudere il liceo scientifico al Don Bosco di Messina è una scelta vissuta con grande dispiacere e molto sofferta, perché in questi 90 anni della nostra presenza qui a Messina abbiamo educato migliaia di giovani attraverso la cultura ad una educazione integrale. Ma la sorte dei licei salesiani di Messina non è l'unica, almeno altre 4 scuole hanno già annunciato che a settembre non riapriranno più. A Lecco il nido gestito dai padri Somaschi, a Milano le suore di Maria Addolorata costrette a chiudere infanzia e primaria, a Ferentino addio alla primaria delle Francescane, scompare il 30% delle paritarie, chiude anche la scuola materna Duca d'Aosta di Sabaudia, un'istituzione per la città dove sono sbocciati migliaia di piccoli, fanno riflettere le parole sofferte della madre superiora, segno di come queste scelte pesino agli stessi ordini religiosi che le stanno prendendo per motivi economici. Noi abbiamo vissuto la chiusura della nostra scuola con grande dolore perché è una scuola storica, è una scuola che risponde ai bisogni del territorio. Ci auspichiamo che lo Stato comprenda il valore dell'impegno educativo degli istituti religiosi e non solo, perché ci siano delle menti aperte, critiche, capaci di promuovere il progresso della società.